Ciao a tutti ragazzi, io sono Alfredo per lo staff di Ultimate Team FIFA Italia e oggi sono qui a portarvi la player review di David Villa versione Euro Classic Hero. Euro Classic Hero, giocatore rilasciato appunto la settimana scorsa per le sue prestazioni di sempre, una sorta di tributo a quello che è stato questo fantastico giocatore, nonché uno dei miei idoli, nonostante appunto sia spagnolo e abbia fatto vedere più che altro il suo potenziale con la nazionale, tanto che con i club, e che ora milita nel New York City FC. Un giocatore che, a dirla tutta, è perfetto, veloce, dribbla bene, fisico quanto basta, ottimo nei passaggi, può fare più ruoli, ma ha un unico grande, perché è grande per un attaccante, problema: la finalizzazione. La finalizzazione è un problema perché quando arriva sotto porta non è mai proprio freddo, nonostante i valori comunque siano abbastanza altini, e non riesce quasi mai ad essere incisivo. Capiterà che vi troverete una decina di volte davanti alla porta, perché davvero riesce a fare tutto con una facilità disarmante, ma una volta là, purtroppo, una volta su 5 forse segna. Che voi tirate a giro, che voi tirate di potenza, le ho provate tutte. La maggior parte delle volte la spara centrale sul portiere, è difficile angolare con questo giocatore. Al più posso consigliarvi di tirare sul primo palo, ma quelle poche volte, a volte me l'ha tirata addirittura fuori. Quindi non lo so, per me la finalizzazione in sé è sicuramente un contro, anche se però a giro, principalmente da fuori, non si discute, perché è davvero ottimo. Vedrete anche un gol che mi ha fatto. Come dicevo, il modo in cui arriva davanti alla porta è qualcosa di strepitoso, perché in tutte le altre caratteristiche è ottimo, infatti per me sono tutti pro. Cominciamo dalla velocità: 93 sulla carta, un 96 di accelerazione che si sente tutto, da 1, 2, 3 metri, soprattutto quando va a prendere la palla, parte da dietro al difensore, lo recupera, lo supera, gli ruba palla e va davanti alla porta, dove però purtroppo spesso sbaglia. Se non ci si trova in campo aperto, è ottimo anche nel dribbling, infatti abbiamo un 89 sulla carta con valori altissimi, come ad esempio il 91 di controllo palla, l'89 di dribbling puro. Davvero è ottimo anche in questo, come ottimo in fisico, dove i valori non sono poi così tanto esaltanti, però diciamo che è buono. In forza fisica mi è sembrato più di quanto dovesse essere, e quindi un altro punto a suo favore. Punto a suo favore sono sicuramente i passaggi. Io l'ho utilizzato in un attacco a 2, facevo rapidi scambi con l'altra punta, che in questo caso era Ruben Castrotoz, e devo dire che i corti, così un po' come quelli lunghi, erano ottimi, e vi consiglio di utilizzarlo in un attacco a 2. Altra cosa che mi è piaciuta moltissimo è il posizionamento. Posizionamento unito a dei work rates che sono di alto medio, quindi perfetti per un attaccante. Sta sempre dove deve stare, parte sempre al momento giusto, e dato che non si stanca mai, perché anche la stamina è ottima, riesce a farlo per tutta la partita. Diciamo che Villa, come avrete capito, sarebbe un giocatore proprio perfetto, anche perché 5 stelle piede debole, a 4 stelle skill non ci sarebbero contro, anche perché il tiro in generale sulla carta è di 91. Dite, cazzo, questo è fortissimo, infatti è quello che mi aspettavo anch'io, però purtroppo non è così. E secondo me, personalmente, tutto ciò è dettato anche dal fatto che, vedendosi contro un avversario, intendo, una carta così di Villa, un 89, una che rappresenta quasi una leggenda su PS4 e una leggenda aggiunta su Xbox, tendono sempre a marcarlo, a stargli più stretto. Infatti avevo molto più spazio con gli altri giocatori rispetto a quanto ne avessi con lui. Purtroppo però il giocatore è questo, e non posso fare altro che, ahimè, dire che il tiro non è dei migliori. Andiamo quindi a replicare pro e contro di Villa. Tra i pro ho inserito la velocità, il dribbling, il posizionamento e la forza fisica, e le 5 stelle piede debole, mentre tra i contro ho inserito la finalizzazione in generale. Il voto finale che gli do è un 8, che non è basso, perché non può essere basso perché è un giocatore perfetto, ma non è nemmeno così alto, soprattutto per i miei standard, perché un attaccante, mi dispiace dirlo, ma deve
deve fare gol. Un attaccante come lui, David Villa, deve fare gol. È un insulto al gioco del calcio vedere una carta di David Villa che non sappia tirare in porta. Spero che il video vi sia piaciuto. Non vi consiglio, per chiudere, di comprare questo giocatore perché costa ancora 300.000 crediti e magari scenderà. E secondo me c'è molto 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 di meglio, anche perché ormai i prezzi sono bassissimi e quindi già un semplice Agüero, per dirne una, nella versione base costa praticamente 4 volte in meno, e anzi forse quasi 5, e quindi assolutamente per me non è da comprare. Comunque, ripeto, il video è finito, qui era Alfred, ci vediamo alla prossima, ciao a tutti.